Consigliere Carrieri, uno scivolone sull'aumento del biglietto dell'AMTAB, come stanno le cose? Allora, se non ho capito male, l'imputazione a me è di essere incoerente, perché ho detto qualche anno fa che bisognava aumentare il costo del biglietto e avrei detto oggi che invece è sbagliato aumentarlo. Allora, io assolutamente non ho mai detto una cosa del genere, non ho mai scritto una cosa del genere, quindi l'imputazione che mi viene fatta la respingo totalmente, perché ribadisco, non troverete nessuna mia dichiarazione che dice che non andava aumentato il costo del biglietto. La questione del costo del biglietto però ha una ricaduta diretta su soldi, 23 milioni di euro che abbiamo perso. Non avrei mai potuto dire che era sbagliato oggi aumentare il costo del biglietto, che va aumentato, perché se l'AMTAB non ha un rapporto tra i costi e i suoi ricavi, cioè della bigliettazione del 35%, penalizza tutte le aziende pugliesi che infatti quest'anno sono state penalizzate dal Ministero dei Trasporti, che nel riparto dei fondi, purtroppo è una cosa molto tecnica, dei 230 milioni che ogni anno vengono dati alla Puglia per ripartire per le aziende di trasporto, quest'anno noi abbiamo avuto una decurtazione di 23 milioni, perché purtroppo le aziende pugliesi che hanno i prezzi dei biglietti così bassi e non riescono ad incassare il prezzo di biglietto non hanno raggiunto questo 35%, e purtroppo ora noi abbiamo avuto questa penalizzazione di ben 23 milioni, quindi per non aumentare il biglietto di 10 centesimi i pugliesi sono stati penalizzati con una decurtazione di 23 milioni, che ovviamente pagheranno sempre i pugliesi in qualche modo. Ecco perché è importante che noi aumentiamo quel costo del biglietto, anche perché poi in questo modo qua il cittadino vede direttamente quanto costa l'AMTAB, perché se io gli faccio pagare invece di 2,90 euro penso che costi poco, ma invece è tutto surrettizio, perché poi, come voi sapete, poi dalle casse del comune che ogni anno noi ripianiamo i debiti dell'AMTA. Io preferisco che il cittadino sappia quel biglietto quanto costa, piuttosto che non sappia che poi ogni anno dalle casse del comune in maniera indiretta rientrano quei soldi.